Ancora una volta la mostra del fotografo aquilano Roberto Grillo, esposta lungo il corso con foto giganti, è stata presa di mira, questa volta ad essere rubata completamente la gigantografia dell'onorevole Stefania Pezzopane. Nell'occasione scorsa invece erano stati tranciati i fili che reggevano le foto della Pezzopane e del sindaco Biondi. In entrambi i casi il fotografo aquilano ha sporto regolare denuncia alla polizia, non è escluso tra l'altro che il furto sia stato commesso in pieno giorno. Sì, io ho già proceduto l'altra volta con regolare denuncia, ovviamente, poi è chiaro che ieri di fronte al furto di una fotografia ovviamente ho dato seguito alla denuncia perché insomma io credo che la situazione stia diventando insostenibile, cioè non riesco nemmeno a commentare perché pensavo fosse un gesto, un atto alla persona, cioè a me, alla mostra in sé. Ora il fatto che sia stata rubata la fotografia di un politico magari potrebbe essere un atto al politico, quindi la situazione diventa anche confusa, no, nella lettura, però ci saranno la Polizia di Stato che ovviamente farà le indagini e chissà se mai insomma, riusciremo a scoprire che cosa è successo e perché più che altro. Ricordi, memoria, futuro sono i volti per il decennale che il fotografo Roberto Grillo ha deciso di regalare alla città in un progetto sicuramente forte e complesso promosso dall'associazione Segni. Volti di persone, di madri, di professionisti e politici. Resta l'amarezza per il fotografo perché dice quando viene rubata una delle opere è come se andasse via una parte di me. Ma resta l'amarezza perché finché io riceva critiche nei contenuti della mostra è chiaro che fa parte dell'essere umano perché questo è un progetto anche forte che ovviamente scatena reazioni dal punto di vista estetico, però sta nel gioco dell'arte. È amaro perché comunque è un'opera che io a 10 anni dal terremoto ho voluto realizzare per chiudere un lungo percorso iniziato la mattina del 6 aprile 2009 e donarlo alla città, ripeto, che piaccia o non piaccia. È ovvio che per un artista quando viene rubata, è la seconda volta che a me succede, capito nel 2001, una fotografia rubata è comunque una parte di te che viene tolta a te stesso.